festa cominci, anzi è già cominciata in verità. Vediamo qui la folla attorniata, non si vedono bene, ma comunque c'è folla. No, basta, prego, tre giorni. Dica qualcosa. Basta, sono stufo morto. No. Qualcosa? Non ho idea. Sono stanco anch'io. La folla festeggia questo quarto di vittoria. Dica una cosa. Ciao Delfino. L'idea è che sia buona fede che si fa gli attentati. Dì la voce. Può darsi che glieli fa la Lega a buona fede gli attentati. Può darsi che sia la Lega che gli fa gli attentati. Ciao Delfino. Ringrazio. Due ville, acqua e ambiente, vediamo. Due ville, intervista spontanea. Intervista spontanea. Bella giornata. Bella serata. Gran bella giornata. E un saluto per Costa. Un saluto, una commemorazione, un minuto di silenzio per Costa. Solo un minuto, Basta. Cosa? No dal Molino. Anche il rugby vicino o lontano? È sempre il rugby, no dal Molino, quindi vicinissimo, vicino al movimento, e sarò solo io che andrò avanti con questa battaglia, ma prima o poi... Di questa lotta di tre giorni cosa ne pensa? Direi che è una lotta che ha portato degli ottimi risultati, magari momentanei, però significativi del fatto che ci siamo e siamo determinati a portare avanti il nostro obiettivo, che è quello di durare un minuto in più della base. Dureremo anche due minuti, tre, due ore, andiamo avanti così. Intanto la settimana ce la sono mangiata loro, sulla bonifica. E ho detto tutto, mi pare, no? Ringrazio! Bella ripresa, stupenda, meravigliosa, senza parole. Scoperto. Domani proprio. Mai non ne sono. Assieme a mangiare prima, va. Ma che dice lei su quella situazione? Tutto bene, oggi è un giorno bellissimo. E buono il salame? Buono, l'ho già fatto signorina qua. Lei signorina che dice ora? Io sono deciso se tagliare sto prosciutto. Taglio sto prosciutto. Guarda qua, sei più tagli, va a mangiare. Questo lo taglio o no? Sì, sì. E dai, fine, è un prosciutto questo. Laura. E che dice allora, qualcosa a dire di fronte a questa iniziativa di tre giorni? È punto di domanda. Dica lei o dico io? Dica lei. No, lo dice Davide. Lo dice Davide. Lo dici tu, Delfino. Puoi tornare. I due pollastrelli giovanissime. Elisa e Paola. Elisa, è lei che lavoro fa? Studentessa. Di cosa? Diritto dell'integrazione europea. Scienze politiche. Lei invece, Paola? Io lavoro tra i campi, in mezzo a un vivaio, mezzo ai fiori. Come mai vi trovate qui a queste ore? Costruire il nostro futuro, un futuro di pace e consapevolezza. Insomma, un futuro migliore. Avete qualche idea di come fare questo futuro? Per esempio... Dai, Paola, ti non facendo la base, lottando contro la base. Lottando contro la base. No, l'ho scontata. Allora io proporrei, siccome ho una proposta da fare, di dare come nome al nuovo parco Che Guevara. Sì, facciamo il parco Che Guevara, e voi vi metterei a fare, non so, biglietti per l'ingresso. Vabbè, ma perché? Per girare. Potrò fare gli unici gadget, magliette, il parco del libro, oppure parco del libro, no? Ok, siamo disponibili. Come facciamo le hostess? Quanti anni avete, così indicativamente? Dica lei. 20,
meno, 22. Brava ragazza, veramente. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. Siamo qua io e Mariano. Mariano è un addetto alla cucina. È un grande. Oggi ha preparato salsicce per tutti. Buone, buone. Mentre io sono un po' l'astrello ancora. Facevo la staffetta. Ma buone le salsicce? O meglio il vino? Bene. Dimmi. Dai. Dice non fa documentazione sui salsicce. Comunque è stato un bravo ragazzo. Lui bene, anche la Rosi. Bene. Adesso, I maroni? Qui da mangiare ora. Ha detto di fare i prossimi. Bene, grazie Delfino.